Ciao, ciao raga, eccoci qui. Questa volta, raga, in questo video non vi porto un gameplay, ma vi porto dei consigli per quanto riguarda gli acquisti su Amazon, per chi fa degli acquisti su Amazon. Questi consigli, raga, riguardano la mia esperienza personale per quanto riguarda gli acquisti su Amazon. E quindi credo che siano dei consigli utili, perciò ho pensato di fare questo video. Quindi facciamo un esempio. Questi consigli, raga, sono validi per qualsiasi prodotto acquistate su Amazon, per qualsiasi prodotto. Mettiamo il caso che noi, ad esempio, cerchiamo un videogame. Facciamo per esempio, facciamo prima l'esempio di un videogame. Mettiamo giochi PS4. Va, giochi PS4 Amazon. Io non ce l'ho la PS4, però vabbè, per fare un esempio. Ecco, qui il risultato. Andiamo non su questi siti dove c'è scritto An, che sono degli annunci, ma andiamo sotto dove non c'è scritto An, che è il sito proprio, il link al sito vero e proprio. Quindi, per esempio, andiamo in questo qui che non c'è scritto An, quindi non è un annuncio. Andiamo qui e cerchiamo qui, ad esempio, prendiamo qualche gioco qua. Prendiamo qualche gioco e CTR, per esempio, qui Crash CTR. Prendiamo per esempio questo. Allora, raga, praticamente noi quando andiamo qui nella pagina di un prodotto ci sono presenti tante informazioni. Qui abbiamo, vedete, il titolo, qui alcune informazioni. Quello che ci interessa a noi, però, io vi consiglio di andare a vedere se il prodotto in questione ha una sezione che si trova generalmente sotto nella pagina. Ecco, questa sezione qui, descrizione prodotto, qui con la scritta arancione. Questa con la scritta descrizione prodotto in arancione e poi sotto se c'è presente pure questa descrizione prodotto con la copertina e tutto e altre cose ancora meglio. Però a noi ci interessa per un prodotto vedere se c'è questa sezione qui. Perché le informazioni contenute in questa sezione precisa, descrizione prodotto, in questa sezione qui, sono delle informazioni molto affidabili. Sono praticamente, è come se voi avete la scatola del prodotto davanti, raga. Sono le informazioni contenute nella scatola del prodotto. Quindi è appunto come se avreste la scatola del prodotto davanti a voi. E quindi sono molto affidabili. Io lo dico perché ogni volta che ho acquistato delle cose su Amazon, laddove c'è presente questa sezione qui. Il prodotto corrisponde perfettamente al prodotto che vedete qui nella pagina. Come vedete qui, ad esempio, è scritto qui in italiano e quindi il gioco state tranquilli che è in italiano. Come vedete le informazioni messe qui sono in italiano e quindi il gioco è in italiano. Poi anche sotto qui questa descrizione prodotto qui dove ci sta qui la copertina. Le cose sono scritte qui in italiano, qui questo qui, perciò state tranquilli che il gioco, come vedete, è in italiano perché qui le cose stanno scritte in italiano. Quindi questa sezione qui, descrizione prodotto, con la scritta qui in arancione e poi questa sotto se è presente ancora meglio, sono delle informazioni affidabili per quanto riguarda il gioco. Andiamo a vedere ad esempio un altro gioco. Prendiamo Dirt Rally qui, prendiamo questo qui per esempio. Dirti Rally qui andiamo giù, andiamo a vedere se c'è, perché non è sempre presente quella sezione, raga. Quella sezione informazioni non è sempre
Presente, qui è presente, vedete, descrizione prodotto, videogioco, queste sono le informazioni affidate, e anche questa qui sotto, descrizione prodotto, qui con la copertina, è scritto in italiano, qui sia qui che qui sono scritte in italiano, quindi eppure questo gioco state sicuri che è in italiano. Facciamo un esempio, ad esempio non... cerchiamo per esempio non un videogame ma dei film, va. Film Amazon. Cerchiamo dei DVD, dei film, per esempio, ecco, no, andiamo qui, questo che, no, aspetta, ecco qui, Amazon Film e TV. Andiamo qui, per esempio, andiamo qui e prendiamo per esempio, ecco, vacanze di Natale Disney, per fare un esempio, prendiamo questo qui e vediamo pure qui se è presente, ad esempio, quella sezione informazioni. Andiamo giù, andiamo giù, ecco, vedete, qui è presente. Descrizione prodotto, come vedete qui è scritto in italiano tutte le informazioni qui, perciò vuol dire che questo DVD è in italiano. Come vedete, dettaglio edizione 45 minuti, sistema parla codifica Europa Giappone, le lingue, come vedete, anche se qui ad esempio queste informazioni non fossero scritte in italiano, ma però ci fosse scritto che tra le lingue presenti c'è l'italiano, allora potete stare tranquilli che il prodotto in questione, raga, è pure in italiano, perché le info contenute in questa sezione qui comunque sono molto affidabile. Questo è quello che consiglio, di vedere se per il prodotto che vi interessa, se c'è questa descrizione qui, questa descrizione prodotto che si trova sotto in fondo alla pagina generalmente, e quindi vedete appunto le informazioni qui, così state più tranquille. State sicuri che il prodotto corrisponde comunque alle informazioni descritte qui. E quindi, perché a volte questa descrizione non c'è nel prodotto che cercate, e quindi magari allora lì magari magari viene il dubbio. Poi bisogna vedere in base al prodotto che cercate. Ad esempio, vediamo se c'è qualche prodotto dove non c'è presente quella descrizione. Vediamo ad esempio questo qui. Oppure se è scritta solo in inglese, vediamo. No, qui c'è ed è scritta pure in italiano, quindi significa che pure questo prodotto è in italiano. No, vabbè, ma questi forse bene o male ce l'hanno. Ecco, vediamo questa qui forse non... qui ci sono... Vabbè, questi forse magari ce l'hanno tutti in italiano, forse questi bene o male, forse sono tutte versioni. Ecco, vedete, questa descrizione qui c'è pure, questo è in italiano perché qui stanno scritte tutte cose in italiano, c'è pure qui la sezione copertina con le cose qui. No, vabbè, comunque vi consiglio comunque di vedere se c'è questa sezione qui per vedere le informazioni, così state tranquilli. Che il prodotto è quello che cercate, ecco. Se lo cercate in italiano oppure se cercate qualcosa con per esempio cerchiamo un'altra cosa, cerchiamo, che ne so, qualcosa che so, vasi. Ecco, vasi Amazon. Per fare un esempio diverso,
Ecco, Amazon Vasi, per far vedere appunto la differenza. Ecco, vabbè, prendiamo per esempio, anzi, non in quelli sponsorizzati, andiamo sotto, vediamo in questi qua. Vediamo ad esempio questo qui che è un Amazon Choice, fra l'altro, cioè è un prodotto che Amazon, diciamo, consiglia. Per esempio, andiamo a vedere se c'è quella sezione che vi ho detto prima. Ecco, vedete qui, questa è la sezione che ci interessa. Questa, ecco, dettagli prodotto, questa qui, specifico prodotto, però poi c'è sotto, vedete, ecco, queste qui sono le informazioni, descrizione prodotto, queste qui sono le informazioni qui che sono molto molto affidabili. Va bene, questo qui, prendiamo un altro prodotto, per esempio, questo era Amazon Choice, prendiamone un altro, per esempio questo qui accanto, qui, questo è per fare un esempio, raga. Pure questo è un Amazon Choice qua, vabbè. Vediamo giù. Questi sono, ecco, descrizione prodotto, questa qui, questo è quello che ci interessa. Come vedete, le misure, perché ad esempio in questo caso il prodotto è un vaso, e allora è vero che qui in alto sono scritte pure le informazioni qui vedete, 22 centimetri, però poi voi potete verificare le informazioni comunque andando a cercare quella sezione di cui vi sto parlando, cioè questa qui, descrizione prodotto qui, dove come vedete c'è scritto vaso 22 centimetri, quindi in questo caso siete sicuri che questo vaso è di 22 centimetri, perché le info contenute in questa sezione qui sono molto affidabili. Questo è quello che vi dico. Poi di sotto pure c'è questa sezione qui con le foto, questa è affidabile pure. Se c'è questa sezione qui, poi di sotto se c'è pure qui la foto, l'altra descrizione prodotto con la foto e altre cose scritte, queste sono utili magari perché sono affidabili magari. Queste informazioni qui sono affidabili pure. Come vedete, quindi questa sezione qui, secondo me, vedetela nei prodotti che acquistate e vedete le info contenute qui. Poi un'altra cosa che vi voglio consigliare è di vedere, insomma, per quanto riguarda i prodotti che acquistate, se sono venduti e spediti da Amazon è la scelta migliore. E voi magari qualcuno direte: come faccio a vedere se un prodotto è venduto e spedito da Amazon? Lo vedete qui, ci sta scritto qui, mi sembra. Ecco, allora, qui, ecco, vedete qui, venduto e spedito da Amazon. Vedete qui, generalmente sta scritto pure qui, generalmente. Ma vabbè, qui non c'è scritto, però di lato qui lo trovate scritto comunque, venduto e spedito da Amazon. Questa è la scelta migliore per quanto riguarda qualsiasi prodotto. Se lo trovate venduto e spedito da Amazon è la scelta migliore, altrimenti può essere venduto da un negozio e spedito da Amazon, eppure buona come scelta, o al limite se non trovate né che lo vende Amazon né spedito da Amazon, ma lo trovate, che ne so, venduto e spedito da un negozio privato, al limite se non trovate né Amazon né nella vendita e né nella spedizione, allora al limite compratelo venduto e spedito dal negozio privato. In questo caso è venduto e spedito da Amazon. Facciamo l'esempio, ad esempio, con i videogame. Vediamo se mettiamo giochi PC. Mettiamo giochi PC Amazon. Vediamo cosa troviamo.
Ecco qui Amazon giochi PC. Vediamo, ecco, vediamo questo Battlefield per esempio. Questo è venduto e spedito da Amazon Media, è sempre da Amazon. Questo è venduto e spedito da Amazon sempre, e quindi va benissimo così. Va benissimo così. Vediamo qualche altro gioco. Ecco, Doom, vediamo questo Doom. Vediamo se pure questo. Sì, pure questo è venduto e spedito da Amazon. Assassin's Creed, vediamo questo Assassin's Creed. Ecco, vedete, questo Assassin's Creed è venduto da Hacktrade e spedito da Amazon. E va bene pure, va bene anche così, c'è la spedizione da Amazon. E il venditore è un negozio privato. Poi noi cliccando qui o qui al lato dove c'è scritto nuovo da, oppure anche qui dove c'è scritto sempre nuovo da 20, cliccando qui possiamo vedere le varie altre alternative che abbiamo. Come vedete, questo che è spedito da Amazon costa 20 e 25. Questo invece, quest'altro gioco, sempre di Assassin's Creed, è spedito e venduto da un negozio privato e costa di più. Qui comunque, cliccando qui su questa opzione qui nuovo da, potete vedere le varie altre alternative e poi valutare al limite se c'è anche un'offerta migliore e vedere chi lo spedisce e chi lo vende, oltre al gioco che vi compare già subito. Poi potete vedere comunque le altre alternative che ci stanno. Bene, quindi vediamo qualche altro gioco qui. Resident Evil, per esempio. Resident Evil, questo è venduto e spedito da Amazon e va benissimo. I joystick, per esempio, e il controller, vediamo. No, questi che hanno spedizione gratuita comunque sono quasi tutti venduti e spediti da Amazon. E questo qua forse no, questo qui forse non è venduto e spedito da Amazon, questo Call of Duty, vediamo. E infatti, vedete, questo Call of Duty per PC è venduto e spedito da un negozio privato, da un negozio privato. Poi qui, se noi clicchiamo, dove sta qui la As, qui non ci sta l'opzione qui per vedere le altre alternative perché ci sta un solo pezzo qui e questo c'è un solo pezzo venduto da questo negozio e quindi niente, non ci stanno le altre alternative da poter vedere. Possiamo vedere il negozio qual è cliccando qui sul suo nome. Ecco, qui ci compare qui il negozio, le informazioni possiamo vedere il numero di partita IVA IT, significa che è italiano, è un negozio italiano. Qui ci compare anche dove si trova, a Bari. Pure qui l'indirizzo e possiamo vedere pure la vetrina, cioè possiamo vedere le valutazioni 100% positivi, queste sono importanti le valutazioni. La vetrina, cioè possiamo vedere, cioè la vetrina è una pagina dove ci stanno tutti i prodotti che vende quel negozio, cioè tutti questi prodotti che sono qui sono venduti da quel negozio là. Come vedete, ebbene così, bene così, raga. Quindi, raga,
Questi volevo appunto darvi questi consigli per quanto riguarda gli acquisti su Amazon, cioè vedere appunto se è presente la sezione descrizione prodotto, questa che sta giù in basso. Questa che sta giù in basso, se è presente, e come vedete qui è presente pure descrizione prodotto, sta scritta in italiano, quindi il gioco, è state tranquilli che è pure in italiano. Poi c'è qui pure la descrizione con la copertina e tutto quanto, perciò state tranquilli che le informazioni queste qui sono affidabili. E quindi appunto stare appunto a vedere, vi consiglio di vedere se c'è questa descrizione e poi di vedere gli acquisti, se il prodotto è venduto e spedito da Amazon, la scelta migliore, oppure anche solo venduto dal negozio e spedito da Amazon, va bene pure. O per ultima scelta, se è venduta o spedita dal negozio privato, se non trovate quella venduta e spedita da Amazon o solo spedita da Amazon. Va bene, questi erano i consigli che volevo dare per quanto riguarda gli acquisti su Amazon. Va bene così, raga. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.